Siamo con il dottor Dario Focarelli, questa è la domanda: cosa ci dobbiamo aspettare dopo l'estate nel mondo previdenziale per quanto riguarda assicurazioni, fondi pensioni, quindi al ritorno a settembre dall'estate cosa ci dobbiamo aspettare? Io spero che si possa discutere, diciamo, di come aumentare la platea dei lavoratori che partecipano alla previdenza complementare. Per far questo bisogna ragionare in termini di flessibilità, soprattutto in termini fiscali della contribuzione. Questo mi sembra molto importante. Noi crediamo che sia possibile, diciamo, poter contribuire in maniera, diciamo, flessibile durante la vita di lavoro, anche favorendo la contribuzione dei nonni e dei genitori ai figli e nipoti. Secondo punto fondamentale in termini di previdenza complementare credo che sarà ragionare su come aumentare le coperture, per esempio per la long term care. Questo potrebbe essere un aspetto importante, inserire un'opzione di default che permetta, diciamo, la possibilità di inserire questa copertura e i relativi vantaggi fiscali all'interno dell'offerta dei fondi pensione. Più in generale c'è il tema del finanziamento dell'economia italiana, e certamente ai fondi pensione e alle assicurazioni verrà fatta una riflessione su come favorire l'utilizzo di queste risorse all'interno dell'economia italiana. Non è un tema facile, ci dobbiamo ricordare che questi sono i fondi degli assicurati e dei lavoratori, però al tempo stesso qualche riflessione si può fare.